Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Impariamo i primati con Colombino. Ecco a voi Colombino. Rubo Ghillie, me l'ha detto prima, che è il primarca degli Ultramarine. Ok. Quello se lo sappiamo. Poi abbiamo detto i Magli Imperiali. Che primarca hanno? Rob Galdorn. Benissimo. E fin qui siamo tutti d'accordo. Chi è Lysander allora? Lysander è il maestro capitolare dei... Di chi? Dei Magli Imperiali. Sicuro? No, sono sicuro. Ok, sei sicuro. Sì. Poi ci sono gli Angeli Sanguinari. Con primarca? Sanguinius. Ok, che pure... Okay. È morto malissimo contro Horus per dare il tempo all'imperatore di scappare, qualcosa del genere, non mi ricordo. Mm. Può essere, eh? Era così? Ni. Comunque è morto contro Horus. È morto contro Horus. Io mi ricordo i corvi qualcosa. Dei tizi neri. Ah, del corvo. C'è ancora. Sono neri e se ne vanno in giro molto spesso con i reattori dorsali, qualcosa del genere. C'hanno gli esploratori, sono un capitolo un po' così. Come gli altri Space Marine. Sì, ma sono più esploratori. E... Sono più esploratori, lo esplorano, sì. Più cose. Esplorano di più. Mettono il guanto e esplorano. Corvi? Io mi ricordo il corvo. Corvo. Ala del corvo, mi sembra. No? Che primarca avevano? Magari ci aiuta. Se tu avessi delle miniature, che ne so, di elfi silvani, ok. Se ce le avesse. Se ce le avesse. Perché non ce le ha. Se ce le avesse. Se tu avessi, ipotetico, tu avessi delle miniature di elfi silvani. Ipotetico. Ci fosse in giro una persona con dei baffetti strani, che ti dà magari poco, di cui ti fidi poco, le lasceresti incustodite? No. Staresti lì a... Guardarle. E quindi staresti facendo che cosa? Fai la guardia. Ok, benissimo. Ci metti il corvo, quindi diventa la, la guardia del corvo. Bravissimo. Okay. Vedi che il corvo c'era. Vedi che il corvo c'era, certo. Poi potrà chiamarsi il primarca della guardia del corvo. Sì, Corvus. Corvus, bravissimo. Corvus è il nome. E basta. No, c'è un altro pezzo. Corvus qualcosa? Sì, Corvus qualcosa. Questo qualcosa. Questo Corvus, sì. Ad esempio. Va bene. Ci teneva i suoi Space Marine? No. Sì, era un carognone, no? Ci teneva. Quindi ci può dire, quando qualcuno ci tiene a qualcun altro, ce lo ha cuore. A cuore, bravo. Sì. Ok, va bene. Cuore. Però cuore detto in maniera più poetica, come viene? O se no, si dice gruppo. Se no, si dice gruppo corale. Corale. Okay. I cora. Ah, era Cora. Corvus. Cora. Poi, siccome siamo nel terzo millennio, ci mettiamo Corax. Il fattore X. Corvus Corax, bravissimo. Ci sono gli angeli oscuri. Bravissimo, gli angeli oscuri. Chi è il primarca? Questo primarca. Proprio un era un uomo o una donna, innanzitutto? Un uomo. Ma io non sono sicuro, però se lo dici tu. Non siamo sicuri? Vabbè. Com'era fatto? Però concentriamoci sul primarca, andiamo a capire questo nome. Devi sapere che lui è finito su questo pianeta. Ti ricordi Mario come si chiama il pianeta? Abbiamo detto quindi che su questo pianeta c'è una peculiarità. Questo pianeta ha una specie di popolazione ancora un po' nel medioevo, per certi versi, quindi con i castelli, cavalieri, eccetera eccetera. Però lui viene trovato da questi cavalieri che andavano in giro nelle foreste, coprivano il pianeta, e lo trovano in mezzo alle bestie e i mostri, sì, che popolavano questo pianeta, che per cui non permettevano poi alla popolazione della città di svilupparsi troppo, perché uccidevano la gente, eccetera eccetera. Che bel posto. Qual è il re degli animali? Il leone. E fin qui. E quindi lui come potrebbe chiamarsi? Lion. Ok. Lion c'è. Proprio il primo nome è Lion. Lion qualcos'altro. Ok. C'è una particella, quindi Lion, una particella e un altro pezzo del nome. Ah, c'è una particella. Sarà de, il... Più spagnoleggiante. L. Bravo, Lionel. Lionel, ok. Lionel. Okay. E poi, tu ti tieni di basket? Basket. Ti tieni di basket? NBA. Se ti dico Magic? Jordan. E ciao. Michael. Sì, un nome di un Kennedy. Fitzgerald Kennedy, nome John. Oh. Se sei figlio di lui, John. Come ti chiami? Il figlio di... Nella discendenza. Junior. No. In Anian, un suffisso, un'altra parola. Ah, Son. Quindi si chiamerà... Johnson. Ah, Lionel Johnson. Okay. Oh, ok.
Mica c'era questo, che è stato difficile, eh? Invece gli altri una passeggiata, di salute, certo. Sì. Poi non le ricorderò, devo riguardare questo video. Andiamo avanti, quindi? Poi abbiamo Angron, che era la primarca di Divoratore dei Mondi, molto bene. Okay. Okay. No. Poi Voltarion Deathguard, la guardia della morte. Perfetto. E mo? Mo fagli capire la quarta legione. Mo. C'è il buio. No, vabbè, c'era il Farius del... Di che cosa? Legione? Lui si chiama? Dell'Alfaligia. Bravissimo, quindi legione dell'Alfa. Però aveva una peculiarità. Che non si capiva bene se era uno o se erano due, quella roba lì. Erano due. Erano in due. E c'era Omegon, che era quell'altro. Alfarius. E chi era dei due? Alfarius? Non si sa. Tutte e due. Tutte e due erano Alfarius. Sì, c'è questa peculiarità. Chiunque nella legione Alfa è Alfarius. Ok. Perché essendo due non sono venuti alti come un primarca, ma sono venuti grossi più o meno come uno Space Marine. Erano piccolini piccolini questi. Non piccolini piccolini, ma comunque belli messi, e quindi potevano mettersi un'armatura normale da Space Marine. E quindi tu quando uccidevi qualcuno della legione Alfa, ti dicevo, come ti chiami? Alfarius. E quindi non sapevi mai se avevi ucciso quello vero o un altro. Bene. Mo ci sono quelli lì grigi. Quelli grigi, i grigioni, diciamo prima. Questi qui hanno tradito, sono sicuro. Sono dei traditori di merda. Traditori di merda. Anzi, hanno fatto bene, però. E invece sti grigi? Oh, mani qualcosa, però non ricordo. Mani, mani in pasta no. Allora, io sicuro che c'era mani nel nome, mani, cioè, sono sicuro. Ok. Cosa facevano? Non sono bravi a fare. A costruire le cose. Costruire mi le sembra cose. Di ricordare. E a dei muratori. Più o meno, non lo so. A distruggere le cose. No, gli assedi, sì. Gli assedi, certo. Ecco. Chi era il loro primarca? so quando c'è brutto tempo, si dice che ci sono delle nuvole o nubi. Più tecnico, perturbazioni. Bravissimo. Bravo. Ci sono le perturbazioni. E quindi questo qui come potrebbe chiamarsi quindi? Ah, è Perturabo. No, certo. Perturabo. Che era il primarca. Però di qual... loro, cioè, come cazzo si chiamano? Non so. Di cosa erano fatti? Metallo. Metallo, che tipo di metallo? Boh. Quello con le mani erano? Mani di? Mani di ferro. Loro erano di ferro, ma non mani. Guardia di ferro, no. Non guardia. Quelli che combattono cosa sono? Guerrieri. Quindi? Guerrieri di ferro. Guerrieri di ferro. Si chiamavano Iron Warriors. Iron Warriors. Quelli grigi. Alias quelli grigi. C'è una che piace molto a lui, ad esempio. I figli dell'imperatore. I figli dell'imperatore. Che... Wulfric era il coso. Wulfric, ah vabbè, mi hanno detto c'è Wulfric. È sicuro che si chiamasse Wulfric. Comunque io sto male a sentire questa cosa. Posso dire, evidentemente non male. È Wulfric. Evidentemente potrebbe non essere Wulfric. C'era un W doppio sicuramente. C'era, certo. È l'unica cosa che c'era. La W doppio. Il doppio c'era. Infatti lui si chiama Wulfric. Si chiama. Si chiamava Walter allora. Allora, W doppio c'era, signore. Certo, è ok. Sì. Va bene. Però bisogna capire se era l'inizio o era la fine. Figlio dell'imperatore e se è così o così. Figlio dell'imperatore W doppio. Mi sta facendo male. Sì, molto. Tra un po' entro in camera e lo pesto. Allora, W doppio di sicuro. Il figlio dell'imperatore, Walter. O comunque quello doppio W. Quello col W doppio. Ok. Cosa sappiamo di lui? O dei figli dell'imperatore? Cosa ci fa venire in mente? Cosa è possibile che fossero tra i preferiti dell'imperatore? Come beh, il fatto che comunque gli ha dato i premi figli dell'imperatore, il nome, può essere suggerito questa cosa. Certo, sì, infatti l'imperatore li ha premiati non solo dicendo ti rinomino la tua legione come i figli dell'imperatore perché mi hai soddisfatto di tanto, ma erano gli unici ai tempi, prima ovviamente dell'eresia, che potevano portare il simbolo imperiale dell'aquila bicefala sull'armatura. Mm-hmm. Gli altri no, loro sì. Perché erano più belli degli altri. Okay. Belli, c'era cioè qualcosa del belli. Erano belli. Loro cercavano la perfezione, quindi anche attraverso la bellezza, attraverso l'abilità marziale, eccetera, eccetera. Beh, ovviamente poi questi qui sono diventati Servit Slaanesh dopo che hanno tradito. Ci sono stati Slaanesh, ok. Bene. Nel suo primarca qualcosa non te lo ricordi? Mi ricordo che era uno molto abile con la spada, può essere. Un bravo spadaccino. Era un bravo spadaccino, sì. Uno dei più bravi tra i primarchi, se non sbaglio. O forse anche il più bravo tra i primarchi. Mm. Col fu doppio. Col fu doppio. Ah, non era il V doppio. Non era il V doppio, quindi. Fulgrim. Fulgrim! Oh, vedi okay, che ce le ha tutte. Lei sa, lei sa. Tu che lo sai, dove va la doppia V in Fulgrim? Questa non si può dire. Sarà un'altra puntata. Non si può dire.
ce ne sono due ancora, giusto? Che sono traditrici. Traditori. Legioni traditrici. O traditrici. Ma anche traditori. Sono in due. Ok, che non ho detto. Ci sono i tizi della notte, quelli lì. Come si chiamano? È vero, hai ragione. Mancano. È quello, sì. I tizi della notte. Che i tizi sarebbero bui. Falchi della notte. Allora. Di un uomo molto distinto. Lei è proprio un signore. Quindi c'è il plurale. Ah, i signori della notte. Cioè, sì, vabbè. E loro primarca. È un nome impronunciabile, immagino. Perché? Boh, non lo so perché. Allora, intanto tu, dimmi tu cosa ti viene in mente del Signore della Notte. Io mi ricordo di aver letto. Night Lords. Mi ricordo di aver letto che erano un capitolo spietato. Abbastanza. Usavano tattiche basate sulla paura. Ah, sì, sulla paura. Non erano. Instillavano la paura in tutti quelli che erano nemici, ma anche negli amici del Imperatore. Infatti, perché erano spietati proprio come. Erano cattivi questi. E loro in realtà non so, nel senso, non è che neanche hanno tradito, sono pensati così. Sì, dall'inizio, infatti erano già stati richiamati più volte. Però loro i demoni stanno sul cazzo, cioè anche, non gli interessava i demoni del diciamo, caos. Caotici, non erano, non sono. No. Se ne stanno poi per i cazzi loro. E ok. E questo sono d'accordo. Tu quando cammini molto velocemente, sì. Si dice che stai marciando. Più veloce? Correndo. Ok. Vabbè, grazie. Fallo finire in ado. Corrado. Ah, Conrad, okay, bravissimo. Conrad era il primo nome. Il secondo nome? Von? Von. Vince una medaglia questa cosa. Conrad von Karsten. No, lascia stare. Che era un altro. Conrad. Conrad forse può essere, effettivamente. Forse è Conrad. Okay. Il secondo nome. Conrad? Io mi ricordo Kurtzman. Bravissimo! Conrad Kurtz! Ci sa tutte! Voi non ci credete, ma lui le sa tutte. È il cricetto. Dovete, dai, il tempo. È che lui usa i floppy disk, no? E quindi ci mette un po' a cambiarlo. Grazie, ci vuole un po' a Dio parla voi. Quindi, però ne manca ancora uno, se non sbaglio. Quindi, pensiamo ai traditori. Sono 9, perché 9 e 9 fanno 18. Certo. Ok. Ripassiamo un attimo ai traditori. Horus. Fantastico lui perché a capo, ok. Magnus, Mortarion, Angron. Fulgrim. Questo tizio qui nuovo. Conrad Kurtz. Ok, bravissimo. Quell'altro dei tizi grigi, Perturabo. Bravissimo. Ok. Perturabo. Poi ce ne manca uno che avevo già detto che adesso non mi viene in mente perché mi sei facendo impazzire. Contano per uno. Ne manca uno. Ok, questo tizio. Che è un po' quello che ha fatto cominciare tutto il casino, perché in realtà poi noi diamo la colpa a Horus. Però lui in particolare, comunque qualcuno anche della sua regione, diciamo che sono stati gli agenti principali. Addirittura. Sì. Quindi i primi territori sono stati lui. Anzi, loro erano devoti all'imperatore tantissimo all'inizio dalle alisti. Tant'è vero che su ogni pianeta che conquistavano si fermavano a erigere monumenti, pregavano, creavano il culto dell'imperatore. Però sappiamo che l'imperatore non voleva essere adorato come una divinità e soprattutto non voleva che ci fossero divinità per il genere umano, quindi neanche gli dei del caos, ok? Beh, e quindi li ha pesantemente cazziati. Li ha cazziati. E quindi questi qui per ripicca. Poi qualcuno da adorare, non tipo sentivano molto. Poi avevano qualcuno da adorare. E sono votati gli dei, c'erano gli dei del caos, quindi ok. Che potrebbe essere? Non solo, loro li adoravano tutti. Molto intensamente. E loro i demoni, al contrario del Signore della Notte, invece, piacevano un sacco. Gli piacevano tanto i demoni. I predicatori si chiamano. Bravissimo! La legione dei predicatori. La legione dei predicatori, può essere, mi ricordo. Sì. Okay. Bene. Ok, quindi a questo punto. Qui è un po' di barca, sti predicatori. Auguri. Maledizione anche a lui, perché doveva esistere. Perché l'ha creato l'imperatore. Stronzo. Ok, questo proprio. Non lo so. Sì, lo sai. Cioè, ci lo so, credo. Ma ci devo credere. Cosa sai? Pensa un po' ai predicatori, un po' te l'ho raccontato io, un po' sì. Qualcosa lo saprei anche tu. Io non sto primarca qui. Però proprio zero. Chiediamo l'aiuto del pubblico. Allora una W nel nome? No. Non aveva W nel nome. Ok, allora non partiamo. È già escluso una lettera dell'alfabeto. Va bene. Era Laurelian lui. Nome Aurelian. C'aveva Laurelia. Laurela. Laureola. Ok, era Aureola. Va bene. Questa qui è bellissima. Ci siamo noi e... Gli altri. Noi e? Noi e? Gli altri?
modo noi è di un altro modo. Va bene, voi. O voi o un altro modo ancora. Essi. No, sì. Ancora loro. Loro. Sì, togli l'ultima lettera. Ok. Lor. Inizio del nome. Lor. Lorenzo. Aspetta, aspetta, aspetta. No, che c'entra Lorenzo? Quando due corrono, che fanno? Gamma. No. Ok, togli l'ultima lettera. Lorga si chiama così. Sì. Bravissimo, Lorga. Lorga Laurelion. Lorga Laurelion. Oh, signore e signori, ci vediamo nella prossima puntata. Bravo Colombino!